Una mareggiata, un'importante mareggiata, ha inginocchiato alcuni paesi della costa tirrenica, da Cetraro a Nocera Terinese. Al di là delle eccezionalità dell'evento, la vicenda ha rivelato le solite disfunzioni infrastrutturali di, in questo caso, paesi della costa, paesi che sono comunque oggetto e soggetti a quello che viene definito il fenomeno dell'erosione costiera. Ora, al netto delle negligenze, degli abusi edilizi del corso degli anni, al netto della inconcludenza di alcuni amministratori comunali, dell'incapacità a fare una seria programmazione, c'è da registrare che, superate al netto di tutte queste endemiche problematiche legate soprattutto agli enti locali, c'è da registrare che però noi, come al solito, come regione, come paese, siamo ancora una volta a registrare ritardi. Questo fenomeno dell'erosione costiera, che tutti dicono ovviamente in sede convegnistica, va affrontato complessivamente, perché altrimenti si crea l'effetto a catena. Su questo ci sono autorevoli pareri di geologi, di studiosi del settore. Ma tutto questo è dibattuto, tutto questo ormai è chiaro, tutto questo potrebbe essere progetto, eppure le risorse in Calabria, nel Mezzogiorno in particolare, non riescono mai ad attivarsi, cioè questi lavori infrastrutturali non sono mai avviati. E di conseguenza poi ci ritroviamo all'indomani delle mareggiate, all'indomani delle alluvioni, a discutere di come si potrebbero evitare, di come si potrebbero prevenire, di come potrebbero essere comunque arginati e ridimensionati i danni. In Calabria si discute, nel sud si discute, si parla, la politica diventa commentatore di se stesso, delle incapacità di se stessa a governare la burocrazia, ad velocizzare la spesa, a fare una giusta programmazione. Ecco, io credo che la politica tradizionale, che si è svegliata una mattina, diciamo, sommersa dal voto di protesta o comunque stufo della politica tradizionale, ecco, su questo dovrebbe riflettere, perché forse è arrivato il momento che questa negligenza politica strutturale faccia i conti con la giusta indignazione popolare.